io mi sono interessato dell'omicidio di Pecorelli. Quando andammo a rovistare nella sua abitazione, nello studio, eccetera, abbiamo trovato un'agenda. C'è anche gli interni del Ministero degli Interni, tutti gli interni telefonici del Ministero della Difesa pure. Quindi ecco perché lui anticipava di anni quello che poi sarebbe potuto succedere. È stato ucciso 20 marzo del 79. E io mi trovavo lì, guarda caso. Non perché sia stato io ammazzarlo. No, è stato il primo ad arrivare, cioè, anche lì. In pratica, qua. È stato il primo ad arrivare anche lì. No, io stavo in zona. Stavo in zona. Da Federico D'Amato, aveva casa lì Federico D'Amato. Sì, l'ho conosciuto, lui era il capo dell'ufficio riservato, personale. Ed era lì lei? Dove? A casa di Federico D'Amato, perché era là in zona. No, io, che c'entra Federico D'Amato? Aveva casa vicino al posto dove hanno ucciso Pecorelli? No, questo non lo so, se abitasse là. Io so che Federico D'Amato gestiva l'ufficio riservato, personale, del Ministero degli Interni. Lei come il servizio subito... segreto... diciamo così, civile. Va. Lei arrivò subito dopo l'omicidio. Io arrivai, guardi, sempre qui, la centrale operativa, portarsi in via Tiziano, mi sembra, e dice c'è una macchina sospetta, vado a vedere, e vede questa Pallas con lo sportello aperto. E riversato il corpo, che io non lo conoscevo Pecorelli. Poi quando ho visto, c'era il giornale OP, ho visto i documenti e io lì per lì pensai, beh, in pieno terrorismo, dico questo ha dato fastidio a qualcuno, insomma, ha scritto, è un giornalista, e ecco perché avvertì, oltre al dottor Mauro, che era sostituto di turno, della procura, anche al dottor Sigel, che era il capo del pool antiterrorismo. È il primo ad arrivare quando viene ucciso Aldo Moro, è il primo ad arrivare quando viene ucciso Pecorelli, è il primo ad arrivare quando viene ucciso Antonio Barisco. Per Moro io ho avuto la telefonata al colonnello De Donno, per Barisco ho ricevuto la telefonata al colonnello De Donno. Ogni mattino quasi io mi incontravo col collega Barisco a pigliarci il caffè. Io andavo a Piazza Bologna dove c'è il mio ufficio, il collega Barisco andava al Palazzo di Giustizia a Piazzale Clodio. La sera precedente abbiamo avuto una riunione alla procura, sempre sul caso Moro, ma soprattutto sul processo degli Italo Marsigliesi, della banda Isola Marsigliese. All'altezza del bar caffè Castrone, che è conosciutissimo, io vidi un confidente dal quale poter avere un aiuto, diciamo così, per poter liberare dei ragazzi minorenni sequestrati. Mi salvai la pelle. E quindi arrivai e trovai il collega ammazzato. Savasta, Rita Algranati, per fuggire usarono, per coprirsi la fuga, dei candelotti fumogeni. Dei candelotti fumogeni. Furono ritrovati, uguali, sì, identici, dello stesso lotto, nell'arsenale della banda della Magliana, nel Ministero della Sanità. Com'è possibile? Sì. Com'è possibile che dei brigatisti rossi, sì, abbiano usato dei candelotti che poi erano in quel ministero, sì, dello stesso tipo, e in quel ministero c'erano le armi dei NAR, c'erano le armi degli uomini della banda della Magliana, destra. Sì, la Magliana non riesco tutta a capire. La Magliana era tutta di destra. Com'è possibile? Sono mai state fatte delle indagini su quei candelotti fumogeni? Se sono fatte indagini, che poi l'abbiamo trovato anche, questi candelotti fumogeni l'abbiamo trovato anche a Milano. I candelotti fumogeni, lei ha mai indagato su quei candelotti fumogeni? No, non abbiamo fatto, no. Pecorelli andò a fare una denuncia, mi sa, troppo avventata, troppo temeraria alla procura. Cioè, mi racconti. E proprio quel pomeriggio che poi l'ammazzarono, o il giorno prima, adesso di preciso non lo so, andò a fare una denuncia al procuratore, io, dato che ho indagato su Pecorelli, che a me ha lasciato, naturalmente, la procura ha potuto accertare di questa denuncia. Lui evitava di mettere la firma. Su quella denuncia non mise la firma?
Una denuncia anonima, Ha fatto una immagino. denuncia verbale per poi riservarsi di... Però lui voleva un alibi. Non mi è chiaro, generale. Eh? Non mi è chiaro, mi spieghi bene. No, perché lui andò a fare una denuncia circa l'assurdo sequestro del figlio dell'Italcas, capito? Chicchiarelli sapeva chi aveva ucciso e chi aveva ordinato l'omicidio di Pecorelli. Chicchiarelli lo sapeva. Tra Ma lui doveva pagare. Io gli ho detto, guarda, sta attento che tu sai troppe cose. ciò anche un identikit. In base a cosa, generale? E in base a quali indicazioni? Indagare l'identikit riuscimmo a ricostruirlo sulla base delle indicazioni che il collega, il colonnello Varisco mi disse, di tutti i dati, perché lui frequentava lo studio del giornalista Pecorelli. Quindi notò che da qualche tempo si aggirava nei pressi una persona che lo incontrava spesso quando andava da Pecorelli. Quindi lei tracciò questo, E comunque fu. disse Ecco, questo, che poi ci fu. com'era questa persona? Come le Ma è disse? una Chi le. persona dal volto non eccessivamente chiara, un po' più scura, insomma, di persona scura. Il fatto che mi lasciò perplesso quando andai a deporre il 30 luglio di tanti anni fa, era d'estate, al nuovo carcere di Perugia, io appunto feci riferimento a questo identikit e nessuno, né la parte civile, né il pubblico ministero, né il tribunale, riuscirono a rintracciare questo identikit. Quella telefonata di Gelli fu fatta dal solito Tony Chicchiarelli, dai, su. Dice. Sì, come dice? Te l'ho detto, l'ho individuato poi, me l'ha detto lui stesso.